Dunque, intanto è il 17° anno, la 17ª edizione, che si inserisce tra l'altro nel 69° anno di attività, quindi ci stiamo dirigendo a grandi passi verso i 70 anni di attività Bene. e nel nostro campo, insomma, è una cosa importante e abbastanza inusuale. Poi per quanto riguarda il programma di quest'anno, abbiamo come sempre degli eventi da camera, ma un po' inusuali rispetto a quelli che tradizionalmente vengono fatti, così di aprire un po' anche ad un pubblico un po' diverso rispetto a Sì. quello che tradizionalmente segue il programma da camera. E abbiamo aperto il giorno di Pasquetta, il primo di questi 5 appuntamenti, lunedì 18, in questa magnifica sede che è il Salone d'Onore di Palazzo Anguissola di Cima Fava, dove da 4 anni facciamo questo evento, e abbiamo aperto con un programma appunto diverso dal solito, rivolto al sassofono e all'arpa, quindi un po' più movimentato rispetto al programma da camera classico. Certo. Tutti E poi questi, posso. sì. No, Sì, dica, dica. Certo. dicevo che tutti questi eventi sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ovviamente. Certo. Sì. Poi adesso non abbiamo più un limite così stringente per le normative Covid, naturalmente c'è sempre il Green Pass fino alla fine del Certo. mese da esibire, però non siamo più così larghi come sedute rispetto a un tempo, insomma, Certo, quindi c'è più spazio, ecco. calcolando che durerà abbastanza, perché è fino al 15 di maggio, immagino Sì. Il quanti eventi ancora ci saranno. Il prossimo qual è? prossimo è il 24 aprile, cioè domenica prossima alle 17:30, sempre nel Salone Anguissola, e sarà un recupero questo. Il titolo è ancora Beethoven, un recupero perché nel 2020 cadevano i 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven, ma purtroppo è caduto in un momento abbastanza disgraziato, in Sì. piena pandemia, quindi tutti quegli eventi sono stati cancellati nel 2020. Li stiamo pian piano recuperando, abbiamo già iniziato l'anno scorso, questo è uno di quelli e quindi sarà un programma completamente dedicato a Beethoven, dove saranno eseguiti due grandi suonari, un grande trio con un violino, violoncello e fortepiano, e questi saranno strumenti originali d'epoca. Ah, pensa, bellissimo. Sì. Quindi ci si riapproprierà un po' delle sonorità di un Di un tempo tempo. inserite anche nel contesto di un salone antico di quell'epoca. Assolutamente. Allora ricordo a tutti i nostri ascoltatori che se avete voglia di avere maggiori informazioni, dettagli sui singoli eventi, vi consiglio di consultare il sito gruppociampi.com cliccando Bibiena Art Festival. Io ringrazio veramente tanto per essere stato con noi questa mattina Prego, è su un Radio piacere. Sound, Claudio Saltarelli, presidente gruppo strumentale Ciampi. Grazie mille, È buon un lavoro. piacere. Arrivederci, grazie Grazie, pertanto. arrivederci. Arrivederci.